L'assurdo è che nella stessa azienda abbiamo lavoratori che hanno diritto e lavoratori che invece no. Nelle parole di Vincenzo Petruzziello, segretario generale CGIL, la contraddizione simbolo del provvedimento del governo sugli ammortizzatori sociali in deroga che ha scatenato la protesta dei sindacati. Questa mattina presidio di CGIL CISL e UIL davanti la prefettura di Avellino. Una circolare del ministro del lavoro Poletti, arrivata nelle scorse settimane, ha ristretto in maniera significativa le possibilità di accesso alla misura di sostegno al reddito. Chi in pratica si ritroverà a terminare il periodo di mobilità nel 2015 non potrà accedere agli ammortizzatori in deroga, a differenza invece di lavoratori per i quali l'ammortizzatore scadeva nell'anno precedente. Per loro ci sarà invece un'ulteriore proroga di 8 mesi. Il Ministero deve garantire a questi lavoratori anche dopo gli 8 mesi una continuità di salario in attesa di trovare l'occupazione, altrimenti al dramma della disoccupazione di questa provincia mettiamo ulteriori dramma di tanti lavoratori che sono su un'età media di 40-50 anni che non hanno più possibilità di trovare lavoro, e quindi la protesta si allargherà nei prossimi. In questa settimana ci saranno iniziative a Napoli, a Caserta e a Salerno. I rappresentanti sindacali sono stati ricevuti in prefettura per aprire da oggi un tavolo di discussione. Il prefetto conosce bene qual è la situazione drammatica occupazionale e noi gli diciamo che ci sono centinaia di famiglie, lavoratori che se non c'è questa proroga rischiano di non portare più salari a casa, e quindi chiediamo un intervento forte nei confronti del Ministero per sollecitare un intervento del Ministro.